La figura di Papa Francesco in questo momento non ha soltanto un'importanza spirituale, ha per noi un'importanza politica molto importante. Per quanto mi riguarda, è uno dei fari per il mio Si orientamento. aspettava questo assalto di fronte alle parole sul negoziato, sul rifiuto, sulle armi che aveva già più volte ripetuto, è bastata la parola bandiera bianca quasi per travisare le sue parole. Io trovo assurde le critiche che sono state fatte a Papa Francesco, perché il suo pensiero era chiarissimo. Quando riparlava di bandiera bianca, parlava del fatto che due contendenti che si incontrano in terreno neutro, tutti e due si incontrano imbracciando una bandiera bianca. Inoltre il Papa faceva chiaramente riferimento al più forte che deve avere il coraggio di innalzare la bandiera bianca. Io non credo che il più forte possa essere considerato l'Ucraina in questo momento. Il Papa è l'unico che comprende che in una situazione così pericolosa continuare a puntare sull'escalation è veramente grave, mentre bisogna fare di tutto per trovare le brecce di un possibile dialogo. Questo vale sia per il Medio Oriente e vale anche per l'Ucraina e la Russia. Ma se tu non ti avvicini al tuo nemico, se tu non hai il coraggio di sentire il suo odore, come fai a intavolare una trattativa? Bisogna mettere da parte questa demonizzazione del nemico, questa disumanizzazione del nemico, che è funzionale solo a continuare la politica di guerra.